Siamo nel 1970. Marcello Baraghini fonda Stampa Alternativa, importante punto di riferimento per la controcultura di quegli anni. 1976. Baraghini è condannato dal Tribunale Penale. Nel libro Contro la Famiglia fornisce un numero telefonico per l'assistenza psicologica alle minorenni che vogliono abortire. Apologia dell'aborto. 18 mesi. Che si sommano ad altri 13 per avere preso per il culo la leva volontaria. E spiegato come obiettare. 13 più 18 supera i 24 mesi totali, perde la libertà provvisoria. L'avvocato gli dice: qui t'arrestano. E allora Marcello scappa. Il Corriere della Sera intitola: Marcello Baraghini latitante. È il primo editore italiano dal dopoguerra a doversi fare il carcere. Ma fugge via Baraghini e lo fa in grande stile con la Renault 4. Dopo aver sposato Paola, aveva bisogno di sicurezze. Fuggono via in Puglia. Passano da un amico fricchettone all'altro. Poi sti amici si imparanoiano. Oddio, ma quanto rimani? E se te becca la polizia dove te metti? Marcello continua a lavorare dalle cabine telefoniche. Passano da una casa all'altra. È una fuga rocambolesca. A un certo punto trova rifugio in una tomba etrusca vicino Sorano, dove esce soltanto per lavorare coi pastori. Fino a quando il presidente Pertini, artigiano, fa un'amnistia per i reati di opinione e Baraghini può tornare allo scoperto, come noi. E può così rivoluzionare il mercato editoriale grazie ai 1000 lire. Ve li ricordate? Attualmente sono in mostra al Palazzo delle Esposizioni. Leggenda vuole che per inventarli ha dormito settimane intere col sacco a pelo nella tipografia di Jacobelli, lo stesso che una trentina d'anni dopo gli pubblica questo. Eccolo qui Baraghini, la sua recente biografia. Baraghini è un personaggio talmente fuori dagli schemi che una volta Silvio Berlusconi disse che in Italia esistevano solo due geni. Lui, ovviamente, se l'è detto da solo, e Marcello Baraghini. Berlusconi, Baraghini. Baraghini.